Bella ragazzi, qui vi siete ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, da come avrete letto dal titolo, per parlare di PlayStation 4 Pro. In effetti questo video esce con un po' di ritardo, perché poteva tranquillamente uscire prima, visto che la PlayStation 4 Pro è stata annunciata giorno 7, quindi una settimana fa circa. Comunque ragazzi, durante questa conferenza, ovvero il PlayStation Meeting, è stata presentata appunto la PlayStation 4 Pro, che tra l'altro si vociferava che si poteva chiamare PlayStation 4 Neo o addirittura PlayStation 4.5, ma alla fine no, si chiamerà PlayStation 4 Pro. E sono state annunciate due nuove console, ovvero PlayStation 4 Pro e PlayStation 4 Slim. Per quanto riguarda PlayStation 4 Slim non ci sono novità, è solamente più sottile, quindi molto più piccola e anche più leggera, con vari risparmi energetici in più. Quindi per quanto riguarda appunto PlayStation 4 Slim non ci sono grandi novità, è solamente cambiata l'estetica, è più piccolina, è più compatta. E la PlayStation 4 Slim uscirà nel momento in cui starete vedendo questo video, e il prezzo sarà di 299 euro, ovvero 300 euro. Comunque sì ragazzi, parliamo di PlayStation 4 Pro, perché siamo venuti qua per parlare di PlayStation 4 Pro, no? Parliamo di estetica e dimensioni. A livello di estetica, se devo essere sincero, a me piace di più la PlayStation 4 normale, né la Slim né anche la Pro. A livello di estetica non so, sarà che magari uno ci deve prendere l'occhio, però raga, io preferisco personalmente PlayStation 4 a livello di estetica. Comunque sia, PlayStation 4 Pro sarà più grande, più grossa, più pesante di 2 kg e ovviamente più potente. In molti la chiamano torta a 3 strati ragazzi, perché hanno messo uno strato qua, un altro strato qua, un altro strato sopra. Comunque sia, in fattore di potenza ragazzi, PlayStation 4 Pro sarà il doppio più potente di PlayStation 4. Infatti PlayStation 4 Pro monterà un processore AMD Jaguar a octa-core da 2,1 GHz. A differenza della PlayStation 4, che monta un processore sempre della AMD, sempre ad octa-core, però con 1,5 GHz. Quindi la PlayStation 4 Pro sarà quasi il doppio più potente a livello di processore. Per quanto riguarda la GPU, PlayStation 4 Pro monterà una GPU sempre AMD Radeon, però a 4,20 teraflops. A differenza di PlayStation 4 normale, che addirittura montava sempre una AMD, però da 1,84 teraflops. Quindi a livello di GPU PlayStation 4 Pro schizza in alto. La RAM resterà invariata, quindi sarà 8 GB di RAM GDDR5. La memoria minima sarà di 1 TB. Avremo 3 porte USB, a differenza delle due che sono presenti su PlayStation 4. E ovviamente sono state migliorate tipo cose come la potenza del Wi-Fi, il riconoscimento del DualShock. Comunque sia, da quel punto di vista è migliorato tutto. Ovviamente ragazzi, questa PlayStation 4 Pro cosa sarà in grado di fare a differenza di PlayStation 4 normale? Sarà in grado di far vedere i giochi in 4K. Che però ragazzi, attenzione, i 4K non saranno nativi, ma saranno upscalati. Cosa significa upscalati? Nativi vuol dire nativi, nel senso il gioco è stato sviluppato con texture 4K, che appunto viene letto da un lettore Blu-ray in 4K, che trasmette immagini in 4K. Mentre upscalati vuol dire semplicemente che il gioco, le texture di gioco, vengono riadattate per essere lette in 4K, che ovviamente non saranno 4K, sarà una via di mezzo tra il 4K e il Full HD. Però attenzione, voi direte vabbè, è upscalato, però il lettore Blu-ray, dite, sarà sicuramente un lettore Blu-ray in 4K. E no ragazzi, il lettore Blu-ray non sarà un lettore in 4K. Il senso di questa cosa, sto discorso del lettore, secondo me è una cosa veramente sbagliatissima, perché va bene che me lo fai leggere in 4K upscalati e non è nemmeno in 4K, però che il lettore non è un Blu-ray in 4K,
è un po' un casino, diciamo. Poi è stato aggiunto anche l'HDR, che con l'ultimo aggiornamento 4.0 è anche disponibile su PlayStation 4. Cos'è l'HDR? L'HDR è una cosa che più che altro viene utilizzata nel campo cinematografico o fotografico. Praticamente sarebbe una funzionalità che prende tre immagini tutte uguali, però con disposizione di illuminazione diversa, quindi una più chiara, una più scura e l'altra più luminosa. Queste tre immagini vengono sovrapposte ed esce fuori un'immagine appunto chiara e pulita, senza lasciare né parti troppo chiare e neanche parti troppo scure. Però nel mondo dei videogiochi non serve assolutamente a nulla una funzione del genere. Perché voi direte? Perché nei videogiochi gli sviluppatori hanno la completa gestione di illuminazione che vogliono. Quindi questo HDR non serve assolutamente a nulla nei videogiochi. Però i vecchi giochi di PlayStation 4 saranno compatibili con PlayStation 4 Pro? Assolutamente sì, ragazzi. Voi potete prendere qualsiasi gioco avete della PlayStation 4 normale, inserite il gioco all'interno di PlayStation 4 Pro e potrete giocare al gioco. E addirittura questi giochi, ovviamente quelli che verranno supportati per PlayStation 4 Pro, li potrete avere addirittura migliorati, come è stato fatto vedere per esempio per Uncharted 4, per Watch Dogs 2, per Call of Duty Black Ops 3 e tanti altri giochi. Quindi per questi giochi uscirà una patch dove praticamente andrà a migliorare l'esperienza di gioco, riadattandola a PlayStation 4 Pro. Però ragazzi, il problema è: per vedere in 4K ho bisogno un pannello in 4K. Quindi tipo per esempio per me, che ho un televisore di questo tipo qua, in teoria il 4K non lo vedo neanche con il binocolo. Però ragazzi, appunto, noi che abbiamo un televisore magari in VHD e non in 4K, e appunto non possiamo spendere i soldi per comprare un televisore in 4K che costa veramente un bottio di soldi se lo vuoi buono, possiamo beneficiare delle caratteristiche tecniche di PlayStation 4 Pro su un televisore normale come il nostro? Assolutamente sì, ragazzi. Potremmo beneficiare dei 60 fps, del doppio pompamento grafico, della potenza di PlayStation 4 Pro. Avremo effetti di luce, effetti particellari ovviamente molto più potenti. E ovviamente ragazzi, il prezzo. Quale sarà il prezzo di questa PlayStation 4 Pro? 500 euro, 800 euro, 9000 euro? No ragazzi, semplicemente 400 euro, quando la PlayStation 4 normale, che adesso è scesa a 300 euro. Quindi ragazzi, in buona sostanza, conviene acquistare questa PlayStation 4 Pro? Assolutamente sì, semplicemente per tre ragioni. La prima: non abbiamo bisogno di un pannello in 4K per beneficiare della potenza di PlayStation 4 Pro. La seconda motivazione sarà la fluidità all'interno del gioco, perché sto discorso della fluidità all'interno del gioco farà veramente tanto. Vi faccio un esempio: uno gioca su PlayStation 4 Pro, un altro gioca su PlayStation 4 normale, giocano a Call of Duty Infinity Warfare tutti e due, finiscono in un unico server, il tizio di PlayStation 4 Pro e il tizio di PlayStation 4. Cosa va a causare tutto ciò? Il tizio che ha PlayStation 4 vede a 30 frame per secondo, mentre il tizio che ha PlayStation 4 Pro vede a 60 fps al secondo. Quindi chi è avvantaggiato tra i due? Quello che gioca su PlayStation 4 Pro. E quindi da PlayStation 4 sarà molto ma molto più faticoso giocare. E il terzo motivo per cui conviene acquistare una PlayStation 4 Pro e il PlayStation VR. Io infatti ad ottobre volevo acquistare il PlayStation VR, però ragazzi, mi sono completamente rimandato l'uscita a causa di PlayStation 4 Pro, perché loro hanno detto che il PlayStation VR su PlayStation 4 normale avrà dei piccoli problemi, e per una periferica del genere avere problemi non è proprio il massimo. Quindi per chiunque voleva comprare un PlayStation VR e ha una PlayStation 4 normale, io sconsiglio l'acquisto del PlayStation VR. Più che altro provate a fare come sto facendo io, ovvero prima comprate una PlayStation 4 Pro e poi in futuro comprate il PlayStation VR, che scala anche di prezzo. Ovviamente ragazzi, come prenderò questa PlayStation 4 Pro? Ovviamente dando via la vecchia PlayStation 4. Io spero in una valutazione della mia PlayStation 4 che vada dai 150 euro ai 200 euro, perché alla fine 250 euro o 200 euro li spendo, ma già 300 euro è un po' complicata la situazione. Ovviamente PlayStation 4 Pro verrà rilasciata in Europa il 10 novembre 2016, quindi è veramente qui alle porte la data d'uscita di questa nuova console. Quindi ragazzi, io molto probabilmente comprerò PlayStation 4 Pro, quindi a livello di gameplay avrete
vedrete dei gameplay molto più fluidi, molto più colorati e con molti più effetti. Quindi tra virgolette diciamo che è anche un investimento per il canale, perché voi vedrete tutto molto più bello. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Inoltre fatemi sapere cosa ne pensate di questa PlayStation 4 Pro, se l'acquisterete. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook e da profilo Instagram, trovate il link sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale per nuovi video. Qua dove leggo tutto. Bella raga! No, oh, ti ho visto io, sai, ti ho visto nell'ombra. Vai in retro, perché il mio Mino non deve fare retromarcia. È round perdente. Ed eccoci qua ragazzi con il terzo round. Siamo nuovamente le prede. Ed è assurdo, cioè, è veramente assurdo. Ma quel tizio là dove cavolo era nascosto?